stato necessario aggiungere un altro pezzo perché il vento qua rompe. Adesso aspettiamo che bolle. Poi nell'acqua bollente voglio sciogliere una scatoletta di carne. Questa è carne di pollo grigliato. E poi i noodle, in maniera che venga una cosa un po' sostanziosa, insomma. Ecco. Come peso abbiamo 85 grammi il pacchettino dei noodle e un 130 grammi la scatoletta di carne. Sospettiamo qui che il primus o primus, come si dice, faccia il suo dovere. Aggiunto la carne. Questo è petto di pollo in scatola in gelatina, quindi farà anche un po' di brodo. E adesso aspetto che la gelatina si scioglie e la carne insomma, si disfa un pochino. Appena riprende il bollore, poi ci aggiungo i noodle che intanto preparo. Fornello riparato fa il suo dovere, infatti mi sembra che sta già, a parte qualche moscerino bastardo che si è già tuffato, eccolo qua, sta già riprendendo il bollore, quindi io ci metterei la mazzetta dei noodle, una, eccola lì. Dentro tutto, qui poi c'è anche la bustina delle spezie che fra poco metto anche quella. Eccole qua, noodle al curry, e quindi a questo punto noodle al pollo vero, il curry. Diamo una giratina. Il pollo è qui. Il profumo è ottimo, eh? Andare. C'è parecchio vento, una giornata un po' scura. Sono
in campeggio. Ecco, i noodle si stanno ammollando ben bene. A me un po' di brodo non dispiace. Insomma, la giornata è quello che è, la serata più che altro, perché ormai sono quasi le 7. Bene, aspetto che siano pronti. Fuoco spento, adesso li lascio riposare un po', li copro prima che qualche altro moscerino ci vada a ficcare il naso. Eccoli qua. Il fornello tutto sommato funziona bene, almeno in questa situazione, necessita però di un riparo dal vento. Sinceramente, diciamo, non è che ci sia neanche un vento fortissimo, però si è spento 2 o 3 volte e quindi è stato necessario creare questo riparo così temporaneo, questa molletta di metallo. Ok, pappa pronta, si mangia. Assaggiamo. Direbbe Mimmo Magnatevillo.